La lunga attesa era iniziata sin dalle prime ore del pomeriggio, quando il serpentone dei Pullman con oltre 15.000 tifosi alessandrini si è avviato verso Torino per poi accedere all'Olimpico del Torino Calcio. Euforia e speranze fuse fra loro per una gara che ha segnato il cuore degli alessandrini e che ora sperano nella partita di ritorno il 1° marzo allo stadio Meazza di Milano. E mentre sugli spalti dello stadio torinese l'Alessandria dava spettacolo confondendo tecnica e determinazione fra le due categorie, in piazza Duomo d'Alessandria oltre 250 tifosi grigi hanno vissuto attraverso un maxi schermo tutte le emozioni della gara. Fra i tifosi qualcuno non ha saputo trattenere lacrime, ma non erano per la sconfitta minima e misera con il Milan, ma erano lacrime di contentezza per quello che i giocatori dell'Alessandria Calcio hanno saputo dare e che daranno ancora. In collaborazione con Punto Fuoco di Tortona, azienda leader nella vendita di caldaie e stufe a pellet Montegrappa, autorizzata all'installazione e certificazione delle canne fumarie, con il rilascio del libretto d'impianto diventato obbligatorio. Punto Fuoco di Tortona mette a disposizione il proprio ufficio tecnico per fornirvi consulenze e informazioni sulle nuove normative riguardanti caldaie e stufe a pellet. Punto Fuoco è a Tortona sulla circonvallazione, angolo via Pernigotti. Sabato 30 gennaio tornano le arance della salute AIRC. I volontari tornano in 2500 piazze per raccogliere fondi a sostegno della ricerca sul cancro, attraverso la distribuzione delle arance della salute. Come da tradizione, le arance della salute di AIRC sono tutte rigorosamente di origine italiana, coltivate in Sicilia, Calabria e Sardegna. Con una donazione di 9 euro potremo ricevere una reticella di arance e la guida Muoviamoci contro il cancro, con preziose informazioni sull'attività fisica e sugli esercizi indicati per ogni età. Sabato portiamo sulle nostre tavole le arance della salute di AIRC per dire: contro il cancro io ci sono.